Da oggi una panchina rossa colora Piazza Plebiscito e un'altra i Viali delle Rose, due luoghi molto frequentati, scelti proprio per questo dall'amministrazione comunale, per sottolineare non solo l'8 marzo, ma aggiungere a questa giornata, che non deve essere solo una mera ricorrenza, un significato importante. La difesa sempre e comunque dei diritti delle donne, e poco importa se non sono mancate critiche e qualche polemica di troppo, il significato resta ed è profondo, come è stato ribadito questa mattina dal vice sindaco Pino Valente. È un'operazione culturale, un modo per favorire una riflessione seria su argomenti che non possono e non devono essere ignorati. Bisogna educare al rispetto, è stato detto nel corso di una breve simbolica inaugurazione. Insieme alle assessore Dora Bendotti, Francesca Caporale, Marusca Miscia, alle consigliere Elisabetta Merlino e Maria Saveria Borrelli, quest'ultima presidente della sezione di Lanciano dell'Ampi, anche l'assessora regionale Marinella Sclocco, che ha rimarcato come non sia facile essere donna. Tante le conquiste fatte, ma la strada da fare è ancora lunga. È necessario che tutti la facciano questa strada, non è una strada che devono fare solo le donne, ma anzi la dobbiamo fare insieme agli uomini, perché il problema è anche la relazione con gli uomini e anche far capire agli uomini che le donne sono esseri umani e che quindi, come tutti gli esseri umani, hanno dei diritti che vanno rispettati. Questo si può fare anche facendo capire alle donne che è importante unirsi, essere unite. Anche quello non è semplice, non è sempre facile, ma è necessario. Abbiamo molto lavoro da fare, molta strada da fare. Sono contenta anche che Lanciano abbia deciso di passare questa giornata parlando ai e con i ragazzi delle scuole inferiori, quindi delle elementari, delle medie, ma anche con le scuole superiori. Ha deciso di fare questo anche alle associazioni, quindi alle associazioni che rappresentano il territorio e la comunità. Insomma, bisogna parlare, bisogna sensibilizzare, bisogna far sì che le relazioni siano relazioni tra uomini e donne, tra donne e donne, assolutamente positive. L'assessora ha pure ribadito la sensibilità di Lanciano nei confronti di temi legati all'universo femminile. Ho inaugurato con voi, tra l'altro, il pit stop per le mamme per l'allattamento, adesso le panchine rosse. Sono dei simboli, ma i simboli sono importantissimi perché ci ricordano delle tematiche che sono assolutamente importanti. Lanciano, ecco, è sensibile, ma bisogna fare comunque sempre di più, perché queste panchine sono state criticate, quindi vuol dire che non bisogna lavorare culturalmente anche, insomma, cercando di far capire alla comunità che anche i simboli servono e sono importanti, perché domani chi passerà qui vedrà questa panchina e leggerà una frase, forse avrà più coraggio anche di chiedere aiuto. Io un messaggio voglio dare a tutte le bambine, alle ragazze e alle donne: abbiate la forza, perché quello è l'atto di forza più grande, forse, di chiedere aiuto quando c'è bisogno di chiedere aiuto. Noi siamo forti solo quando ci rendiamo conto che c'è un problema e solo quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di aiuto. Bisogna chiedere aiuto a chi c'è vicino, anche a chi pensiamo di poter avvicinare, perché quello è un atto fondamentale. E il sindaco, nonché presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, ha rimarcato che di fatto la sua amministrazione conta una numerosa presenza femminile e tiene in grande considerazione l'opera e l'impegno delle donne.